a tutti, sono molto lieto di darvi il benvenuto. In questa occasione vorrei anche ricordarvi che abbiamo una struttura dedicata alla gestione delle PMI. Queste sono un po' le nostre collezioni, sono una serie di fotografie che mettono in evidenza la cura dei particolari, l'attenzione che noi poniamo in ogni aspetto del total look. La Lilly Corporation, quindi la nostra casa madre, è stata fondata nel 1876 con sede a Indianapolis, negli Stati Uniti, ed ha un fatturato, questo è un dato del 2011, dei 24 miliardi di dollari. Abbiamo 38.000 dipendenti in tutto il mondo. Cheerfood è un'azienda di ristorazione e quindi facciamo sostanzialmente da mangiare a varie fasce d'età, quindi i segmenti sono tutti, quindi accompagniamo, noi diciamo, la persona da quando nasce a quando sta meno bene in casa di riposo. È vero che da dicembre 2011 e ancora di più oggi è un tema molto di attualità sul costo del lavoro, altro l'articolo 18 e tutto quanto. Oggi parliamo di costo del lavoro. È un viaggio un pochino a 360 gradi. Io mi occuperò di quella che è la parte un po' più tecnica, e cioè il costo del lavoro come normalmente lo intendiamo tutti. La novità principale, possiamo dire, in questo momento di crisi è la proroga per tutto il 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga. Noi spesso ci confrontiamo, se leggiamo qualsiasi documento che ha come oggetto l'HR manager, ci accorgiamo spesso che viene utilizzata questa espressione, la risorsa umana, fattore strategico di successo. Ma molto spesso a questa affermazione le diamo un valore marginale, lo consideriamo uno slogan che fa effetto, però poi alla fine consideriamo la risorsa umana ai margini. Questa è per farvi capire un attimino quali sono i costi che un'azienda multinazionale, un'azienda farmaceutica sostiene per far uscire sul mercato una molecola, quindi una nuova medicina. Cominciamo con 10.000 componenti, quindi 10.000 potenziali molecole che sono messe allo studio, per arrivare dopo 11-12 anni a una molecola approvata e in grado di uscire sul mercato. Per inquadrare la questione ho messo questa slide per far capire quanto per noi è importante appunto l'incidenza del costo del lavoro. L'incidenza del costo del lavoro è quell'arancione che vedete, quindi fatto 100 i ricavi che abbiamo nel nostro business, quindi di ristorazione, il 41% è costo del lavoro. Mediamente vendiamo dei pasti a 5 euro e quel 41% vuol dire 2,08 euro di incidenza su quel fatturato che vendiamo. Grazie di nuovo per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.